sarebbe il fallimento di un progetto e l'ennesimo record, quello di Città Democratica, se le voci poco infondate dovessero diventare realtà. Il ritiro di Stefano Cicalese dalla candidatura a sindaco per sostenere quella di Armando Lamberti avrebbe il sapore di una sconfitta e a poco varrebbe la giustificazione di aver sempre sostenuto di essere un movimento aperto al dialogo senza padrini né padroni, a patto che il dialogo non ci fosse però, così come non c'è mai stato, con Galdi e Servalli, i due nemici per la pelle. Sarebbe comunque l'ennesimo record, il primo movimento ad organizzarsi per realizzare un progetto elettorale, il primo a presentare il proprio candidato sindaco, il primo a proporre un articolato programma elettorale e sarebbe il primo a fare un passo indietro, come a dire che Cicalese, dopo tanto lavoro, energie spese, non era quello giusto, ma il migliore sarebbe Armando Lamberti. Parrebbe una mancanza di fiducia nei propri mezzi, nelle proprie idee e negli elettori, come se la campagna elettorale fosse già scritta, come se i due pezzi da 90, Servalli e Galdi, fossero irraggiungibili e come se arrivare in consiglio comunale, magari con una schiera di consiglieri e non da sindaco, fosse una sconfitta. Parrebbe un paradosso anche il fatto che uno degli esponenti di spicco del movimento, Monica Bisogno, sia candidata alla regione nelle liste di Vincenzo De Luca, candidato del PD. Ma a Cava il PD è il nemico da battere prima di tutti.